La quinta edizione dell'R Italian Trophy ha preso il via ad inizio marzo col 32esimo Rally dei Laghi. La serie R Italian Trophy ripropone nel 2024 due raggruppamenti, quello dedicato a vetture di classe R3 e Rally4 di tutti i marchi, definito secondo raggruppamento, e l'altro per auto Rally4 R2 e Rally5, chiamato terzo raggruppamento. Nella quinta edizione di questo conosciuto trofeo saranno premiati i conduttori con i 10 e non più 9 punteggi più alti fra tutte le zone d'Italia per ogni raggruppamento ed il montepremi totale, ancora in lavorazione, ammonta a circa 44.000 euro. Col patrocinio di Michelin è stata creata la sezione dedicata alle 8 gare del TIR, il trofeo italiano rally, denominato Rally Italia Trophy TIR Michelin, con premi in denaro per i primi 3 classificati di ogni gara e pneumatici per il quarto e quinto di ogni raggruppamento, il secondo ed il terzo, per un totale di 30.000 euro ed oltre 30 pneumatici. Per i concorrenti dei due raggruppamenti resta l'assoluta libertà di scegliere e utilizzare le gomme che preferiscono. Infine, anche nel 2024, per seguire iscritti con risultati, notizie ed aggiornamenti durante la stagione, è a disposizione il sito www.rtrophy.it, oltre alla pagina Facebook R Italian Trophy. Passando alle gare, nella prima Varese, alcune settimane fa, ottimo numero di iscritti e 15 equipaggi in totale suddivisi nei due raggruppamenti, di cui 8 sfidanti nel secondo, Rally 3 e Rally 4, e 7 nel terzo. Dopo la gara di Varese, altri 6 rally si sono corsi ed in questo servizio ci occuperemo degli ultimi, come quello di zona 8, svoltasi all'ombra dell'Abbazia di Cassino, borgo che ha ospitato il rally Lazio e Cassino, gara d'esordio 2024 del TIR, trofeo italiano rally, che quest'anno sostituisce il CIRA, il campionato italiano rally asfalto. Sulle strade delle Frusinate, uno scatenato Simone Taglienti con Mirko Liburdi sulla sua Peugeot 208 Rally 4 ha vinto tutte le speciali, la classe di appartenenza e per finire ha ottenuto un più che positivo 12° posto assoluto. Antonio Trotta con Verrico ha invece concluso in seconda posizione, mentre il terzo posto è andato a Massimo e Marco De Rosa su un'altra 208 Rally 4. Tutti questi 3 equipaggi avevano come riferimento il Team Lion. Sempre a Cassino, il duo Nember catalano sull'ennesima 208 di New Driver Racing ha preso punti preziosi per il TIR, oltre al premio gara in denaro come primo classificato, essendo iscritto alla serie R Italian Trophy in TIR Michelin, messo in palio grazie al contributo della filiale italiana della casa francese di pneumatici. Dopo questa gara, dal sapore tricolore, la carovana del trofeo ed ottava zona si sposterà in terra pugliese, in provincia di Foggia, per la seconda gara calendario, il terzo rally Costa del Gargano, in programma il 27 e 28 aprile prossimi. Gli asfalti bresciani della Val Camonica hanno invece scritto i verdetti dei partecipanti al 10° Camunia Rally, gara corsa il 23 e 24 marzo scorsi, valida come secondo round della zona 3.
Ghirardi e Pasini si sono aggiudicati il secondo raggruppamento a bordo della 208 di RSE, dopo una battaglia con vittorie di prove speciali su Baccanelli e Belotti, con la 208 di GF Racing, secondi a fine gara per la classifica della serie al traguardo di Breno. Chiudono il podio Grimaldi Caruso sulla Clio R3 di PRT, mentre la quarta posizione è per Roncadori e Silvi, che precedono il quinto, sesto e settimo posto rispettivamente di Gualdi Cortinovis 208 Rally 4 RSE, Carrara e Pozzi 208 Rally 4 di Galeazzo e Fanetti Belli Clio Rally 4 di DP Autosport. Nel terzo raggruppamento, Denunzio con Nico sulla Clio Rally 5 della Gima, bis al successo del Rally dei Laghi, grazie ad una vittoria decisa, mai in discussione, che permette al pilota varesino di mettere altri punti pesanti nella sua classifica di zona. Completano il podio il giovane Ceccato con Celli sulla Clio Rally 5 di GF Racing, secondo alla fine, ed il giovanissimo Zamboni, navigato dal padre Sergio su identica auto di Rebuti Service, terzo all'arrivo di Breno. Anche in questa zona poche settimane di pausa prima della terza gara a calendario 2024 di zona 3, il 38esimo rally prealpi aerobiche previsto il 20 e 21 aprile prossimo. Al settimo rally Vigneti Monferrini è stato Marco Varetto, con a fianco Vittorio Bianco su Opel Corsa Rally 4 di Scacco Matto Racing, ad aggiudicarsi il secondo aggruppamento nella gara d'apertura della serie R Italian Trophy della zona 2. Il driver piemontese ha fatto il mattatore, primeggiando in tutte le 9 speciali, con netto successo nella folta classe di appartenenza e chiudendo la gara piemontese col brillante 13° posto nella generale, preceduto solo da vetture di classe superiore. Sul secondo gradino del podio, Crudo e Cassini, sulla 208 Rally 4 di Chimera Racing, mentre al terzo ci sono Cotto e Boano con un'altra 208 ma di BRG Motorsport. Lombardi e Bologna sulla Rally 4 di Twister Corse conquistano il quarto posto nel raggruppamento, completato dal quinto di Perino di Ninno, così come al sesto ci sono Drago e Pincin con l'altra Rally 4 di Twister Corse. Beghè e Bertini sulla Peugeot 208 Rally 4 R2 della Livornese GRT Rally Team vincono il terzo raggruppamento ed hanno anche il maggior numero di vittorie nelle speciali, dando una decisa spallata a Patetta Alocco sulla 208 Rally 4 R2 di Lanterna Corse e secondi alla fine, con Ferro e Clerico sulla Clio Rally 5 di PFA Motorsport, autori di una gara positiva e volitiva, che trovano la vittoria nella classe di appartenenza, forte di 17 piloti. Botta e D'Aresca sulla Clio Rally 5 della Gima sono alla fine in quarta posizione sul podio a Canelli, mentre La Cola e Moncada su identica auto ma di Scacco Matto Racing sono quinti. In ordine di classifica la menzione dei 5 restanti equipaggi in sfida: Amerio e Pizzato sulla 208 Rally 4 R2 della PRT, Cordani e Pastorelli con la Clio Rally 5 di Rebuti Service, Solis e Terrile sulla Clio Rally 5 di FR New Motors, Brega e Zanini sulla Clio Rally 5 di MFT Motors e Ponzetti con Passeri sulla Clio Rally 5 di Vumatta Racing. La zona 2 osserverà 2 mesi di stop prima della prossima gara calendario, che sarà l'8ª edizione del Rally Grappolo, a calendario il 25 e 26 maggio prossimi.
Infine inizia bene anche il trofeo MT Michelin Trofeo Italia, che al Rally Lazio Cassino ha visto al traguardo tutti e tre i partecipanti nella gara dello scorso 21 e 22 marzo. Al vertice è stato Stefano Liburdi, affiancato da Silvaggi sulla Hyundai i20N Rally 2, ottimo sesto posto assoluto, grazie ad una prestazione convincente che lo ha inserito sempre nei top 10 della graduatoria del rally e sempre in vetta alla classifica della serie MT, lasciando agli altri contendenti solo la speciale di Belmonte Castello del venerdì sera. Alle spalle di Liburdi Claudio De Cecco, affiancato dalla figlia Lisa, che pur essendo su una vettura per lui nuova rispetto all'abituale Hyundai i20, ha segnato tempi di rilievo come il quarto sulla Belmonte Castello 1, rientrando sempre nei migliori dell'assoluta per chiudere al nono posto della generale. Un po' più lento invece il passo del toscano Galleni con Ambrogi, che sulla Fabia Rally 2 terminano la gara laziale al 21° posto. Il secondo e prossimo appuntamento di Zona 8 sarà anche per MTI, Michelin Trofeo Italia, il terzo rally Costa del Gargano, in programma, come abbiamo detto, a fine aprile, nei dintorni di Foggia.